Noi siamo interessati alla radiazione che arriva sulla superficie della Terra. Allora, in realtà suddividiamo questa analisi in due parti. Una, consideriamo la Terra come una sfera, che è questa che stiamo facendo adesso, una sfera liscia senza montagne. Quindi, dalle slide che avete visto anche in precedenza, la radiazione solare affetta praticamente dall'ora del giorno, ovvio, ma dalla latitudine, come è dal giorno dell'anno, e dalla latitudine come elemento qualificante. E che cosa succede? Questo esempio mostra in maniera molto semplice quello che succede quando noi si ricevono i raggi non in modo ortogonale, come sto cercando di fare io con il proiettore rimanendo accecato, ma in maniera inclinata. E in pratica la stessa quantità di energia, che qui per esempio sono i 1367 watt su metro quadro, viene distribuita su una superficie più grande che è proiettata secondo un angolo. Qui potete pensare a un disco ortogonale alla nostra batteria, quindi questa è la proiezione sul piano di quella batteria. E qui è fatto lo stesso discorso sul Sole. Per via di questo effetto, alle varie latitudini si ricevono insolazione diversa. Per esempio qui abbiamo l'equatore, allora ditemi in che stagione siamo rispetto rispetto all'emisfero nord boreale. Sì, giustamente in inverno, perché ora si vede che qui sopra non si riceve nessuna radiazione, qui sotto invece c'è radiazione fino al polo sud. Okay. Quindi questa radiazione è diseguale durante l'anno. Sono tutte notizie ovvie che ci sono note, che ci sono. La differenza è che il passaggio che stiamo cercando di fare è di trasformare quelle indicazioni che finora per voi sono state di natura qualitativa, cioè non nel senso negativo della. Sì, vi hanno detto da che cosa dipendono, ma vi ho detto come, quanto e quanto è. Dobbiamo mettere dei numeri. Se facciamo comunque la media su tutto l'anno, quello che si vede sulla superficie della Terra è che ci sono delle parti, diciamo, che rispetto all'andamento medio della radiazione, che ricevono più radiazione, delle parti che ricevono meno radiazione. In particolare i poli, man mano che si va ai poli si riceve meno radiazione, e all'equatore si riceve più radiazione. C'è quindi un surplus di energia che colpisce l'equatore. E cosa succede quando questo surplus di energia, c'è un surplus di energia da una parte? Si innescano vari tipi di forme di ridistribuzione dell'energia. In particolare tutti i moti, tutta la dinamica atmosferica, la dinamica degli oceani è regolata anche da questo fenomeno, cioè dal fatto che l'equatore riceve più energia, che la Terra quindi è sferica, e che poi c'è una ridistribuzione dell'energia verso i poli. Questa è una delle prove indirette, se volete, del fatto che la Terra è sferica, no? Leggevo ieri sera proprio ogni tanto che ancora c'è molta gente che pensa che la Terra sia piatta, ma sono innumerevoli le prove dirette o indirette, a parte di vedere che da fuori che è una sfera piuttosto che un piano, che la Terra sia una sfera, e questa è una sfera. In realtà questo surplus non è esattamente così, ma ve lo dico fra un po' perché non è esattamente così. Qual è, volendo dare dei numeri, quali sono le quantità di radiazione che arrivano poi sulla
superficie terrestre. Beh, volendo, e qui però si parla di numeri misurati, quindi anche tenendo conto di tutte le eventuali, di tutti gli eventuali assorbimenti e così via. In particolare per il pollice, arriva di questi 1342, ne arrivano solo 80 watt su metro quadro in media, che è una bella riduzione, perché è circa 15 volte di meno, mentre le aree che ricevono più energia sono i deserti subtropicali, che ricevono 280 watt su metro quadro. Perché i deserti subtropicali? Vi dicevo poc'anzi che questa slide che parla di un surplus di energia dell'equatore si corretta, ma in realtà va corretta ulteriormente, perché come vedemmo all'inizio, tutta la circolazione terrestre fa in modo tale che le nubi si corrono prevalentemente in due zone, a 30 gradi all'equatore, a 30 gradi nord, cioè a 60 gradi nord, e mentre a 30 gradi nord la convezione generale scende e si trovano i grandi deserti. In quella parte non ci sono nubi, quindi lì c'è maggiore radiazione, per esempio, che all'equatore, dove generalmente il cielo può essere coperto di nubi e quindi le nubi riflettono poi dentro varia da radiazione. Siamo allora in un certo punto che ha una certa latitudine e una certa longitudine. Dal punto di vista soggettivo ritorniamo qui alla visione aristotelica del mondo, no? Cioè si chiama topocentrica, cioè legata al luogo in cui ci si trova. Il Sole si muove, cioè da est verso ovest, nel suo cammino. Ovviamente questa è anche una visione, come dire, boreale di tutto quanto, e anche delle cose che vi mostrerò in seguito, perché se voi foste in Australia sarebbe tutto il contrario, o in Nuova Zelanda o in Sudafrica. E difatti un mio allievo che è andato a studiare poi in Australia, un giorno mi scrisse Riccardo, guarda, c'è una cosa che non capisco, qui tutte le i versanti a sud sono più umidi di quelli a nord. E gli dico, ma tu, secondo me tu hai un ufficio senza finestre, perché effettivamente in Italia il sole non sta a sud, non sta a nord, e quindi è tutto simmetrico. Ha detto, hai ragione, sono ancora, era già un po' di mesi che era in Australia, di essere cittadino australiano, era già un po' di mesi che era in Australia, ma non si era ancora assuefatto all'idea che il sole stava dall'altra parte. Comunque, detto questo, vedete qui il sole forma un angolo. L'altezza del sole su questo piano inclinato si chiama declinazione solare, in particolare l'altezza del sole a mezzogiorno in un determinato punto dell'anno. Queste sono tutte informazioni che vi ho già dato. In generale, per descrivere la, adesso qua improvvisamente aumenta la complessità del sistema, la sfera viene rappresentata con i meridiani e con i paralleli, e cominciano a comparire una serie di angoli. Beh, questa che vedete segnata con phi è la latitudine, questa con omega è l'angolo orario, serve per indicare qual è l'ora rispetto a mezzogiorno. E qui è un tempo T0, qui è un tempo T1, man mano. La terna che voi, ho scritto che è una terna destrossa, che sono right hander, ma in realtà è left hander questa terna. Questa è una terna sinistrossa, perché ha la X qui, regola della mano
sinistra. Mettete il pollice nella direzione del vettore Z, il primo elemento lo portate sul secondo. Regola della mano destra all'incontrario. Quindi se il primo x, il primo elemento della terna è x, x, y e z in giù, mano destra, mano sinistra, x, y, z. Questo tipo di coordinate si chiamano topocentriche, come vi dicevo prima, sono legate al punto sulla superficie della Terra che e quindi noi diamo tutto in funzione di queste superfici topocentriche. Le altre si chiamano geocentriche, quelle che sono basate sul centro della Terra. Rispetto a questo piano di coordinate, dove sta il Sole? Il Sole a mezzogiorno sta nel piano ZY. Allora, questa è una terna, fa un po' ridere, no? Una terna fatta così, sulla superficie della Terra, il Sole sta su questo piano qua, del piano che dovrebbe essere segnato dal mio pollice e dal mio medio. Allora, adesso tiriamo via la nostra terna di riferimento, la mettiamo sulla superficie e la mettiamo sulla superficie del mare. Questo è il piano ZY. Il Sole si trova a mezzogiorno su questo piano qua. Questa si chiama declinazione solare. Questo angolo. Possiamo allora dire che rispetto alle nostre coordinate possiamo costruire un certo vettore che chiamiamo vettore solare, che è quel vettore che congiunge il nostro punto con il centro del Sole, del disco solare. Il Sole qua non lo vedo, anche perché sta dall'altra parte. E quindi costruiamo questo vettore. Come è fatto questo vettore? Questo vettore si può calcolare ed è dato da questa formula, dove delta è la declinazione solare, omega è l'angolo orario che avevamo visto prima, qui omega, vedete al centro, e phi è la latitudine. Quindi la direzione di questo vettore solare dipende da declinazione solare, angolo orario e latitudine. Quali dati abbiamo di questi tre qua? Tre dati. Una delle prime cose che a voi deve venire in mente quando vedete una forma, dice sì, ma io cosa conosco di questa? Beh, la declinazione solare la posso calcolare da degli aspetti astronomici legati al problema. Adesso voi non abbiamo ancora la formula, ma dopo compare. L'angolo orario, basta che abbiamo un orologio. L'angolo orario è legato alla posizione della la longitudine in cui siamo. E in effetti c'è è una storia affascinante, quella appunto della misura di quale sia quest'angolo orario, quindi della costruzione degli orologi, che adesso tutti noi, se noi viviamo in un'era post-atomica, vorrei dire, in cui i nostri orologi sono collegati a degli orologi atomici accuratissimi, che di tanto in tanto durante il giorno ci mandano l'ora esatta, per cui siamo sempre per l'ora esatta. Non tengo a misurare l'ora esatta, non era esattamente così facile. E in questo per le navi anche determinare la posizione della, cioè la longitudine in cui si trovavano. E poi la latitudine, ma la latitudine è più facile.
questo è l'angolo orario dove T è l'ora solare, per esempio adesso saranno le, non lo tenga solo per le 11 e un quarto, ma l'ora solare sarebbero le 10 e un quarto, sì. 10 e un quarto, sì. Bene, quindi dovremmo sostituire 10,25 questo numero. La declinazione solare si calcola in base a studi astronomici di tutti, che comprendono tutti i movimenti di queste cose, e non è una formula semplice, come vedete. L'importante è sapere, sapere che esistono questi calcoli, e in particolare questo è dovuto a Burgess nel 1985. Naturalmente questo io lo chiedo a memoria durante la provetta di sismologia, chiedo esattamente che voi sappiate tutti questi numeri e guai a chi li sa. Come vedete, questa è una serie di Fourier in semi. Ovviamente sto scherzando, se qualcuno si fosse allarmato. L'importante è sapere che queste formule esistono, non saturare i nostri byte di memoria con questa cosa qua. Allora, se vi ricordate, tornando, perché stiamo facendo tutto questo lavoro qua? Perché dobbiamo determinare alla fine quant'è l'inclinazione che noi abbiamo rispetto al Sole in un determinato istante, in un determinato giorno dell'anno, per poter poi ridurre la costante solare rispetto all'angolatura di cui vediamo il Sole. Perché prima vi ho detto, tanto più è angolata la luce che noi riceviamo, tanto più l'intensità di energia per unità di area che riceviamo è minore. In particolare, se questo è il vettore solare e questo è il nostro Z, cioè il punto che c'è sotto la nostra testa, noi dobbiamo proiettare questo vettore sul vettore Z, ottenendo in questo modo il coefficiente di riduzione, che sarà quindi un coseno di quest'angolo qua, coefficiente di riduzione dell'energia solare che riceviamo. Come si calcola il coseno di un angolo tra due vettori? Lo so che non ve lo ricordate, ve lo leggo negli occhi sia di quelli più svegli, nel senso che sono meno addormentati, e anche di quelli che sono addormentati. Basta fare il prodotto scalare di questi due vettori qua. Basta fare il prodotto scalare di questi due vettori. Ed è una roba estremamente semplice, perché questo vettore qua che cos'è? È il vettore 0, 0, 1. Quindi prendo il vettore 0, 0, 1, faccio il prodotto con il vettore solare e ottengo il prodotto scalare dei due elementi. Quindi il coseno di teta con S, cioè dell'angolo, quello per cui dobbiamo moltiplicare la nostra costante solare, eventualmente ridotta dei termini atmosferici, per ottenere la radiazione che noi otteniamo su una superficie posta in una certa latitudine, in una certa ora del giorno e in un certo mese dell'anno, è data da questa formula qua. Il coseno di teta S è uguale al coseno di φ, la latitudine, per il coseno di omega, l'angolo orario, per il coseno di delta, che è la declinazione solare, più il seno della latitudine e il seno di delta. Non è neanche così difficile da ricordare, alla fine, perché sono tre coseni che hanno tutte e tre le quantità che c'entrano qui. E il seno della latitudine e della declinazione solare, manca l'angolo orario in quella nella parte dei semi. Quindi
qual è la sintesi di tutto questo? La sintesi di tutto questo è che la nostra costante solare 1367 watt su metro quadro non solo va corretta con la costante, con questa variazione dovuta ai termini astronomici, ma va corretta anche per il coseno di teta con S, che è il coseno tra l'angolo solare e il nostro zenith. E la formula è relativamente semplice, anche se dopo questo termine è complesso, questo termine è pure molto complesso. E quindi intanto possiamo fare 5 minuti di pausa.